Siamo ancora a dicembre nel pieno centro storico di Firenze, qui nella meravigliosa Basilica di San Marco e particolarmente all'interno del bellissimo Salone Anigoni, un prestigioso luogo dove si svolgerà questa conversazione con il padre Fausto Sbaffoni del convento di San Marco. Il padre Sbaffoni è conosciuto a Firenze da molti anni per aver partecipato attivamente alla vita artistica, letteraria di questa città. Lui che è un bibliotecario responsabile appunto del convento di San Marco è qui oggi per una conversazione esplicativa sulla sua attività di poeta, saggista e in massima poeta, però saggista e anche naturalmente direttore di una rivista ascetica e mistica che esce ogni 3 mesi. Padre, ci vuol dire quando... innanzitutto buongiorno. Buongiorno. E poi ci vuol dire come è cominciato il suo rapporto con lo scritto, sentito naturalmente come autore. Ma devo dire che questo amore per la scrittura, per lo scrivere, risale alla giovane età, quando durante l'adolescenza, diciamo, forse 16-17 anni, mi dilettavo nello scrivere qualche poesia, ma più che altro mi piaceva scrivere racconti, un pochino di tono surreale, sì, mi piaceva molto questa dimensione della letteratura. Avevo una grande anche ammirazione per i movimenti di avanguardia artistico-letterari del Novecento, sì. Ecco, poi però le vicende della vita mi hanno un po' allontanato da questa attività e poi sono entrato nella vita religiosa nel 1979 e dopo qualche anno che ero entrato nell'ordine mi si è ripresentata l'occasione e anche mi si è risvegliato questo interesse e a questo primo periodo risale infatti la pubblicazione di alcuni volumi piuttosto di saggistica. Ecco, per esempio questi testi sull'Anticristo. Sì, è una raccolta di testi patristici dei primi 3 secoli dell'era cristiana su questo argomento, l'Anticristo. Sono testi raccolti in una versione, in un'edizione bilingue, quindi c'è il testo originale greco o latino, la traduzione e ci sono delle note esplicative. Poi questo qui è un volume dedicato a San Tommaso d'Aquino e l'argomento specifico è l'influsso degli angeli, secondo San Tommaso d'Aquino. Sì. Ecco, lo voglio mostrare perché è un argomento interessante, sì. Pieno di misticismo. Sì. Certo, qui in questo salone si respira d'arte a tutto il mondo, quindi l'ispirazione penso non manca. Certo. Poi naturalmente seguono le cose. Dopo questa prima fase dedicata piuttosto alla saggistica in ambito teologico, diciamo, ecco, maturò un'idea che risaliva tanti anni fa, risaliva alle prime pagine, diciamo, le avevo proprio scritte intorno quando forse avevo una ventina d'anni e che poi avevo accantonato, ma l'ho ripresi ed è un romanzo, questo romanzo. E questo dal titolo? Ammogonia. Ecco, benissimo. E dal sottotitolo più esplicativo,
che è Alchimia di un'esistenza. È un romanzo che potremmo definire teologico. Comunque io ho parlato con Sezione di Landolesco, sì. È molto piaciuto così. E so che anche molto presto sarà al Teatro delle Landi. No, il Teatro delle Landi invece sono i racconti. I racconti. Dopo il romanzo, ecco. Tra collegati. No, dopo il romanzo ci sono i libri di poesia. Poesia, racconti di poesia, racconti di poesia, due racconti. Pellegrini dell'Onte, Pellegrini dell'Onte e Canto all'amore. Ma due bellissimi libri, io l'ho letti con tanto interesse, mi sono molto piaciuti. Comunque la sua letteratura piace a molti, perché io so che ha avuto anche qualche riconoscimento. È l'importante Fiorino d'Argento, dato nell'ambito Premio Conti, quindi Firenze, un premio a Firenze molto ambito. Su che cosa l'ha ottenuto? Per questa raccolta. Per il libro, è un bellissimo libro, era giusto che ricevesse un prestigioso. E poi è sempre invitato in vari consessi, so che è stato invitato a esporre, a proporre le sue poesie, sì, anche alla Camerata dei Poeti, sì. Vicepresidente alla Balsamo, poi è stato alla Regione Toscana, sì, con noi, e poi ha ottenuto anche un premio quest'anno per la Trappole Calde e la saggistica. E questi sono racconti. Bene, siamo sempre nell'ambito della letteratura. Sì, premio la letteratura, e il suo brano è stato letto da Ilaria Bucchini. Sì, molto bene, l'ha messo molto bene. Peccato che il tempo non permise di leggere più a lungo, ma l'ha messo molto bene. Sì. Comunque ebbe il primo premio internazionale di libro oggi la Prego l'Arte. Quindi lei, il padre, ha già un pedigree di tutto rispetto, sì, sì, per il discorso letterario. So che sarà invitato anche in altri molteplici. E qui, appunto, me accennava, questi racconti, Trappole e Gabbie, di questi racconti ne è stata fatta una riduzione teatrale. Ecco. Questa riduzione teatrale è stata curata, ed è curata perché ancora deve essere, lo spettacolo deve essere ancora dato, diciamo, ancora. Sarà a marzo e l'ha curato, la sta curando, portando avanti Pietro Bartolini. Bene. Pietro Bartolini per l'Accademia del Teatro di Firenze, e poi a marzo. E la prima sarà di questa riduzione teatrale dei racconti. Sì.